Signor Adams, ho un prigioniero. Franklin. Bastardo. Portatelo fuori e uccidetelo. No, no, Sam, sono tornato in me, voglio aiutarti. Che mi dici della morte di mio cugino? E le famiglie di Dorchester e la Honor Church che hai bruciato, piena di gente. Che orrore. Fai come ho detto. No! Vedrete, ci aiuterà. Per vincere dobbiamo arrivare a Washington e Franklin lo conosce molto bene. Abbiamo saputo che è a New York. Ma se ci unissimo ai ribelli di Jefferson a Manhattan, potremmo colpire il re insieme. Ma come posso eludere la stretta su Boston? Il porto brulica di soldati. Putnam è via. E il capitano al Boston Neck parteggia per noi in segreto. Di certo ci aiuterà se sarà sicuro di non correre alcun rischio. Quindi dovrà aiutarci senza però esporsi eccessivamente. Potrebbe triplicare la razione di rum ai soldati. Così poi li troveremo sbronzi al Boston Neck e potremmo passare. E una volta a New York vi sarò d'aiuto. Non voglio ascoltarti! Ho ideato io il sistema per proteggere il palazzo di Washington. Un attacco all'edificio li coglierebbe impreparati. Dimmi come posso introdurmi nel palazzo. Serve un metallo di un peso preciso. Ti aiuterà un fabbro giù in città, uno di cui mi fido. È assurdo. Prenderò il metallo di Franklin e vi raggiungeremo. È una follia, ma spero di vederti a New York. Come posso aiutarvi, signore? Mi manda Benjamin Franklin. Ha una richiesta per voi. Franklin? Dice che avete del metallo molto speciale. Dovreste consegnarmelo. Ecco, quanto a questo io... Il metallo, prego. È venuto un tizio a farsi ferrare il cavallo. Sono tempi grigi ed ero a corto di ferro. Un uomo deve pur sfamare i suoi figli. Mi spiace, signore. L'avete usato per ferri di cavallo? Già, andava bene. Molto bene. Il tizio era soddisfatto. Lavora alla roccaforte, sapete.
caldo lì dentro. Ho caricato il forno. Servono temperature molto alte per poter fondere il metallo. L'hai preso? Spero abbiate delle tenaglie. Per cosa?